Benvenuti a un altro appuntamento con Studio Tele 4. Quest'oggi siamo in compagnia del dottor Francesco Pontoni e della dottoressa Giulia Venturini. Ringrazio Pontoni per essere tornato e saluto la dottoressa Venturini che invece è con noi per la prima volta. Ma per esempio gli apparecchi acustici di ultima generazione, questa è una mia curiosità, il volume, diciamo così, viene regolato una volta per tutte? Come funziona? Perché magari con determinati apparecchi, quelli vecchi, uno magari aveva anche dei livelli e alzava il volume, come il volume della televisione o come altro. Adesso immagino che sia un volume che viene in qualche modo impostato alla radice. Cioè lo impostiamo noi, okay. Sì, tramite proprio i calcoli che fa comunque l'apparecchio, perché comunque sono dei logaritmi e viene tutto quanto calcolato, no? E sulla base di quello, ogni volta che vediamo le persone, facciamo queste modifiche che fa parte della riabilitazione protesica. Ho capito. E lui, se invece, se la domanda era anche se lui può agire da solo, era anche questa la domanda? No, perché, cioè, sì, o se no, ecco. Perché una volta esisteva quello col cacciavite, che tu potevi toccare proprio due cosine, no? E c'era anche la valvolina per alzare più o meno il volume, quindi la persona anche da sola, in base al momento, poteva toccare anche da solo, no? Adesso quasi tutti hanno una minima regolazione che possono fare anche da soli, ma non vanno mai a stravolgere quello che facciamo noi in studio. Ho capito. Quindi qualsiasi necessità di cambiare le regolazioni vengono da noi. Per questo è un percorso che realmente li seguiamo sempre. Sì, appunto, che uno non può fare. Non possono far più di tanto. Allora, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo fra 2 settimane. Esattamente. Per continuare il discorso. Grazie davvero. Grazie mille.